Però non si può rendere una scuola pubblica, tipo un'azienda. Allora, innanzitutto le ore di laboratorio, che dovevano essere di più, adesso si sono ridotte a 2 ore di laboratorio settimanali, in cui il professore spesso c'è o non c'è. E poi, cioè, basta vedere la scuola in generale, come è fatta, anche l'edificio, ormai sarebbe brutto da rinnovare. Però abbiamo provato a parlare col preside, cioè quelli più grossi hanno provato a parlare con il preside, le scuse alla fine sono sempre quelle, mancano soldi, però senti nell'ufficio, c'ha tutti i computer dell'Apple e quindi... Più denaro avranno anche i dirigenti della scuola? Sì, ma diciamo che tutto il potere comunque sarà nella mano del preside, cioè il preside sarà libero di scegliersi gli insegnanti a proprio piacere. Infatti ne ha preso bene, vedere che ci sono anche dei professori, gente adulta che comunque... Vuole cambiare le cose. Sì, che vuole cambiare le cose, esatto. Beh, sicuramente è una riforma antidemocratica, prima di tutto. La cultura è che l'unico scopo è quello di renderci tutti un popolo ignorante da poterci governare meglio. Diventeremo tipo macchine da lavoro, tutto questo, cioè, per studiare meglio, perché insomma è il nostro futuro. Sono venuti tutti qua, stiamo tutti insieme.